Preparati. Sì, va bene. Buongiorno. Non ho cambiato nemmeno il nome dello stream. Che bello. Com'è che si fa in modo di fare soltanto la cartina e basta? Ah, che trovo. Bella. Stupido OBS. Allora, questa qui è come sempre un'altra stream di domenica. Oggi è domenica. Dimmi che oggi è domenica. Sì, domenica 9:48. Oggi non proveremo nessun test lag né niente. Parleremo di varie minchiate. Come i compagni del cacchio di... No, non lo voglio dire, no. Come della gente che si incontra ogni giorno. Ecco, così va meglio. Solo che non so cosa farvi vedere. Questo è il punto. Cioè, volevo soltanto mettere la cartina YouTube e basta. Solo che non so come cazzo sia. Secondo me bisogna metterlo qui. Allora, stavo un attimo zitto che dovevo vedere chi era. Vabbè, vediamo un attimo se si cattura, ma si... No, non si cattura niente. Allora, vabbè, se volete vi faccio vedere come si installano le mod per Minecraft. Oh, inizialmente dovete andare qui. Scrivere % up data % e aspettare che vi esce la cartella, schiacciate enter e aspettate un attimo che si carichi, eccola qua, e andate su punto Minecraft. Sì, voi non avrete né DMS, sì, DMS né T-Launcher, che sono robe mie. Poche parole dopo essere andati su Minecraft, andate su un mod, però dovete avere la... Come cazzo si chiama? La Forge. Che io questo non so come cazzo farvi installare. Vabbè, questa la eliminiamo. In poche parole, in questa cartella qui ci mettete le mod che volete. E basta. E avete fatto qui. Poi il sito dove si possono scaricare. Allora, il sito dove si può scaricare. Qui. No. Forse ho cannato. Thank you for tuning in. No, queste sono le resource pack. Sorry. Ho cannato io. Vabbè, qui si possono metterci anche le texture pack, che è molto facile. È lo stesso più o meno procedimento. Dovete andare solo su qua. Ecco, ce n'ho già una. Lì vi si dovrebbero scaricare in questo archivio jar. Qui sul desktop, dopo voi li mettete qui, aprite Minecraft e avete già la vostra resource pack cosiddetta. Ho provato a installare questa, ma non cambia niente dal normale, quindi non serve così tanto. No, qui, vabbè, la stream è iniziata dal vivo uno spettatore. Vai così, bella mortadella. Allora, beh, di quest'ora di mattina non c'è nessuno. Boh,
stavo pensando di aprire Minecraft. Non manca mai questi test, mamma mia. Allora, no, perché non vorrei che dopo laggasse qui sulla stream. Merda. Ma perché? Non vorrei che laggasse qui. Ma non dovrebbero laggare. Ok, siamo qui. Allora, ho dormito stramale, ero tipo a letto, dormivo, io non so se sono, non so, anticappato, perché succede solo a me, perché poi quando ho mal di testa, cioè non è che mi comincia subito a far male la testa, prima comincia a farmi male l'occhio se è chiuso, tipo quindi stavo dormendo, quindi mi sono svegliato per il dolore, e secondo, come se non bastasse, era là, come cazzo si chiama? E dovevo pure andare in bagno, ecco, quindi ecco voi. La mia vita secondo i principi fondamentali. No, però non vorrei aprire sto server qui perché dopo mi chiude Microsoft. No, come cazzo si chiama questa applicazione? La uso ogni giorno. Microsoft Edge. Vabbè, lo chiamerò Microsoft. Da oggi in poi tu sarai Microsoft. Ecco. Però allora, qui. Visualizzo. Ok. Non so veramente che sto fare. Aspetta, vediamo un attimo se c'è delle mod, però dovrei avercele qui. Sì, ma no, non va bene. Smart Movie. No, cioè sì, va bene, però sono il client e quindi mi fa scaricare altre minchie. Quindi no. Vediamo qui se ce ne sono alcuni. Intanto scriviamo update. Ok, qui. Merda. Allora, Minecraft. Riesco più a trovare. Ora vedi che l'ho eliminato. Eccole qui. Allora, io come mod che cacchio avrò? Ovviamente Iron Chest Industrial Craft Draconic Evolution. Se mai guardo, installo la Draconic Evolution. No, dovrei installarle tutte più o meno, perché una sorregge l'altra in un certo senso, perché la Space Core è tipo fondamentale per la Draconic Evolution, se non va niente. Brando Score, Animation API. Sì, API, ok. Ok, dovrebbe andare bene. Guardiamo. Basta che qui non va giù. Se qui va giù sono alla merda. Quello pesante. Sì. Ho provato a fare un video ieri che lo volevo pure metterlo proprio ieri, solo che non so il perché non mi si è registrato. Ah no, so il perché non si è registrato. Perché io in poche parole volevo stopparlo. E mentre lo stavo stoppando, ovviamente, cioè non sapevo se l'avevo stoppato o no. Quindi ha cominciato a laggare tutto il PC come una merda e basta, e fine. Fine storia. Tipo, dopo dico, no, io così non vado avanti, ho spento il PC e non mi si è salvata la registrazione. Però dovrei essere strano un po', cioè. Nen. Nen. Modo minecraft. Ah, sì. Sì, esatto. Beh, però, potrei giocare anche qui. Già, però dovrei abbassare il volume, sono arrivato in un punto dove muori continuamente, quindi sarebbe meglio di no. Ecco, però come avete visto, ho messo le mod. Io ho Forge perché in poche parole non posso più farvelo vedere. Vabbè, ve lo faccio vedere dopo. In poche parole, aprendo qui, se avete quello craccato, cioè scaricato da internet, dovete scegliere su andare tipo la modifica profilo e andare sulla versione e andare sotto, dove lì dopo c'è la versione 1.7. Cioè questa qui è
È quella che ho io, cioè ho tutte le versioni, però quella con le mod è questa. Ecco qua, aspettiamo, dovrebbe farsi velocemente. Basta che qui non va via, che se va via mi incazzo, Dio. Ecco tipo la... No, aspetta, no, global... Mi sa che questa... come dicevo, mi sa che questa qua, in poche parole, là, come cacchio si chiama, l'ho messa allora per scaricarti proprio, non so, ad esempio, facciamo in modo che il vostro YouTuber preferito vi lascia una specie di pack con dentro le sue mod, texture e tutte robe simili. Ma in poche parole dovrete eliminare tutto. Sì, tutta questa cartella in un certo senso. Cioè non eliminare proprio la cartella punto Minecraft, perché sennò dopo non riuscite più a fare un cazzo. Dovete eliminare tutto qua. Automaticamente, quando avete eliminato, metterci questo. E dopo devi estrarlo. Boh, non mi ricordo adesso com'è che funziona. Cioè, forse posso dire anche delle cazzate, però io ho fatto così e c'ho Forge automaticamente, senza niente. Ok, 7 mod attive, cioè ne ho messe 3 o 2, 7 mod, va bene, tranquillo. Allora, andiamo a vedere. Sì, vabbè. Non so dove andare. Andiamo qua. Faccio un mini tutorial su come si fanno le robe in sto gioco qua. Con queste mod qui, perché è una delle mod decenti che non sono delle minchiate. Già, aspettiamo che si carica, fa sempre così. Perché qui opzioni, super secret setting. Ah, sono a posto. Ok. Già. Poi come potete vedere qui c'è la barra. Ecco, Draconic Evolution, nuova versione, bla bla bla. Bello quando ti si chiama Minecraft. More bug fixed the cause, guarda, va bene. Io vorrei andarmene, faccio prima kill. No, kill ho detto. Faccio prima a far così. Sì, qui c'è la doppia chance perché io e mio amico volevamo giocare con LAN. Solo che abbiamo fatto fatica e basta. Ah, in poche parole, dovrebbe andare meglio, non so perché va così, a puzzole la connessione, quindi ecco. Allora, intanto mi prendo subito robe con le più forti, perché sapete come sono, voglio le robe con le più forti. Se non ho le robe con le più forti non mi va bene, anche nei server, però io non posso fare niente. Andiamo qui. 1, 2, 3. Ok. No, avendo questo, voi basta che schiacciate C. Ok, vi aprirà questo menu qua. Perché ne ho una qua? Boh. Dove allora, questa qui sarebbe una specie di... è tipo un piccone, una pala, tipo sono tutti gli strumenti quelli principali di Minecraft. Ecco, messi qui dentro, tipo un po' modificati. Oh, dig speed si sì, sarà 100 e oltre non va. Poi questa non so, questa è la misura di come scaverà, può arrivare 7x7 massimo. Poi la profondità anche qui 7, si può anche migliorare tutto questo. Poi l'attacco può arrivare fino a 7x7 di blocco di distanza, è tantissima. Void junk non so cos'è, ma lo attivo sempre perché utile. Poi abbiamo l'elmo,
che anche lui tipo ti permette di avere night vision e qui lock night vision. Ah, ho capito, ho capito. Vabbè, poi abbiamo questo, una specie di chest plate che, allora, vertical acceleration, tipo quando vai super volare, fly speed e così, bla bla bla, però io non lo tengo perché è troppo veloce. Abbiamo questi, cioè, guardate fino a quanto può andare veloce. 800? Ah no, aspetta. Sì. Però con i miglioramenti va a 1500. 1500. E poi abbiamo qui la saltare. Ah no, è questo 1500. Ho cannato io. Riduce when walking. Boh. High speed. Allora, usciamo. Schiaccio una volta V. Siamo qua. Cioè. Oh merda, cioè questo qui sarebbe tipo la potenza del coso. Posso cliccare una volta, ora lo rifaccio. Clicco una volta. Oppa! E clicco un'altra. Vabbè, basta, mi sono rotto. dai, 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 ce la fai. Let's do it, you can do it, do it. Ma per chiunque guardasse la stream e mi conosce, cioè quelli che vengono in scuola di solito con me, io ieri non c'ero. Sì, penso che tutti questo lo sanno. Non perché stavo male, ma mi si è. La sveglia che non è andata. Cosa? Stacca. Ah, ok. Ok. È ritornato di nuovo normale. Non so perché va via così velocemente, dà fastidio. Vabbè, comunque, vi stavo dicendo, tipo, ma vaffanbrodo, uscite di video bassa e il buffering. No, qua la connessione arriva decente. Io farei anche così. Che sonno. Allora, vabbè. Però devo solo parlare e non devo nemmeno giocare. Allora, in poche parole, per chi viene con me a scuola e non c'ero perché la sveglia mia è tipo mia. Cioè, ha suonato, solo che ci sono resi conto che ha suonato alle 8. Sì, potevo vestirmi, ma mentre mi vestivo erano già le 8 e mezza, quindi dicevo, ma no, è inutile, ovvio, cioè, cacchio, è inutile, e quindi no, non ci sono più andato. Il bello che non ero nemmeno pronto ad affrontare la giornata. Poi vabbè, ecco, volevo parlare di questo in questo stream. Tipo in poche parole, non so, prendete ad esempio, andate da un vostro amico e gli dite: senti, non so, mettiamo ad esempio, non so, io ho l'account Xbox Live, tipo lo dice a uno che c'ha anche lui l'Xbox e c'ha anche lui la Xbox Live. Però se viene un altro tuo amico e ti chiede se hai l'account, tu gli dici tipo no, non ce l'ho perché tipo non vuoi giocare con lui, poco in pratica. E tipo se è un vostro amico lo prende e lo va a dire a tutti, vabbè, lì non c'è niente di che. Tipo che va a dire, intanto non gliene frega un cazzo a nessuno. Però ad esempio, non so, diciamo, è come tipo lui è andato a dire in giro che c'ho la Maserati fuori dal giardino, non è così. E lui, il bello che dopo mi dice: sì, ma che problema c'è? Tipo, beh, lo sanno alcune persone, ti faccio pubblicità. E io dico: no, io non voglio niente. Ho detto: ok, è un conto se lo dice tipo ai compagni di classe. Però il prof è un coglione. È un coglione. Si chiama Michael. Soldini, Michael Soldini, sì, perché Michael Soldini tipo così è fuori di testa, perché il bello che gliel'ho detto più volte, tipo di cos'è che si tratta? Cioè lui non so da dove ha preso che io ho un altro canale YouTube e adesso lui lo va a dire a tutti, lui con la scusa tipo del ma che c'è di problematico? Intanto, tipo, non so come dirvi. Intanto, tipo, ti faccio pubblicità.
Io dico, cioè, prima cosa uno non ce l'ho, seconda cosa dico, ma perché? Cioè, io dico, ok, tipo se mi fai anche pubblicità, ma io non la voglio avere. Cioè, un coglione. Insieme a... aspetta, com'è che si chiama? Michele Chiaroni. Sì, Michele Chiaroni. Non dico i loro cognomi originali perché sennò non so che cazzo... Non so se mi bannano o mi mandano in tribunale, quindi ecco. Ecco che in poche parole sono rincoglioniti, tutti e due. Intanto, vabbè, verranno a sapere che guardano sta stream, ma la guardano, cioè, non è un problema mio. Vogliono guardarla, guardano. Io sono tranquillo e così. Perché alla fine uno e succede fuori da scuola, cioè la scuola non gliene deve fregare niente. Poi due non sanno nemmeno chi sono io, quindi. Poi avrò sempre degli amici che mi sosterranno. Cioè, mica sono gli unici. Cioè, ditemi voi. Già. Cinema 4D Demo 64 bit. Che cazzo sarebbe? Tipo, avevo installato un programma per fare la intro e un altro per fare i video. E io vorrei tanto fare la intro adesso, se me la facciamo con voi. Aspettiamo che si chiama, carica. Però questa è una demo e non voglio che non si può salvare. Cioè, nel senso, tu hai fatto tutto, però arriva un momento dove tipo vuoi salvare, ma non puoi. Ecco. Già. Allora. Allora. Informazioni. Chiudi questo dialogo. Allora. Crea. Accetto. Cielo fisico, ovviamente. Testo, semmai. Allora, non so dove cazzo bisogna scriverli qui nel testo. Ok, testo. Allora, M. Io dovrei conoscere come cazzo si chiama il mio canale, giusto? non è così alla fine. Quindi faccio prima copia e incolla, vai. Dai, dai, you can do it. Tipo sarà anche una specie di mini tutorial su come si fa l'intro. Incolla. Solo che qui la M la voglio grande e anche la I. Anche se sul mio canale non è così. Però ok, io ho fatto, eccolo qui il testo. Merda, cazzo, che firma. Ok, ora come cazzo si sposta sto mizzega da testo? Come c'è il livello? Ah, mi sa che è con questo. Dio. Ok, ora dovrà essere quasi dritto. Allora, questa sarebbe muovi. Quindi. Asso di modulazione. Boh, faccio ancora un po' fatica a capire come cacchio si fa tutto qua. Ok. Se io voglio muovermi qui. Allora, stop. Allora.
sai, vabbè. Però stop. Ok. Portati in avanti. Ok, finalmente sono riuscito a capire come cazzo si fa. Vieni indietro. Ok. Così. Ok, allora. Testo cielo. Però devo ancora capire come cacchio si muove. Ok, la postazione. Dov'è la sua postazione di base iniziale? Boh, la metto lì. Ok, allora, mister, Dio santo, cacchio roba, affamrona. Forse è meglio che guardo qualche tutorial. No, se lo guardo, lo guardo qua. No, però tipo la scritta io però la voglio di un altro colore. Io so che qui si può. Guarda, sto modificando tutto. Livelli. No. Base. Nome e testo, bella. No, pavimento. E che cazzo. Gruppo oggetti, stato corrente, ma soggetto attivo. No. Questa superficie di suddivisione. Vabbè, qui a quanto so che si possono fare anche là, come cacchio si chiama? Si possono fare anche i vari tipo film, cioè non film, tipo si possono creare, non so, dei tizi così, varie robe. Oh, un cubo. Minecraft. È vero, si può fare una roba così, boh. Un cubo 2D, proprio epica roba. Annulla. Annulla. Faccio prima sì che c'è il Ctrl Z. Vaffanculo. Allora, questo sarebbe cosa? Boh, non lo so. Applying grip, finestre, sculpture, rendering, simulazione, animazione. Io. Allora, via suono. Snap, mesh, strumenti. No, mi ricordo che io con molta difficoltà sono riuscito al testo a cambiare le varie robe, tipo modificarlo. Stop. No, mi sembra di aver visto seleziono testo. Ah, testo. Ok, testo. Aggiungi nuovo livello. Ok. Sarebbe da sopra, frontale, destro. Caricati almeno. La frontale. Ok, di frontale così. Ok, a me va bene. No, scherzo, non va bene. Non va bene, oh, ma te vuoi spostare? Ma non fa nemmeno cosa. Quindi a te la fa un culo. Brutta scritta. Che se voglio che frontale sia proprio così. Ok, frontale è così. Quindi ora
La piattaforma deve andare sotto. Ok, aspettiamo un attimo che si carichi. Allora, non so più tipo interfaccia dal video, modifica selezionato, però boh. Opzioni telescopio, tipo per i malati c'è con la Allora, guida. Camera. No, ma perché non me la vuoi far spostare? Stupida. Ok, ma se me la fai ruotare? No, ruota. Hard bus. Ma finalmente sono riuscito a farla in qualche modo. Ok, in qualche modo ci sono riuscito, non so come. Ok, abbiamo capito che non si può fare un cazzo. No! Vaffanculo. Vattene a fanculo. Mi interessa. No, dimmi, no, perché ti sei chiuso? Perché ti sei chiuso? Perché l'ho chiuso? Perché sono stupido? Beh, vabbè, la trasmissione va avanti, quindi mi dovrete sentire in qualche modo. Ma porca Eva, 20 anni. Just a prank, bro. Just a prank, bro. Just a prank, prank. Just a prank, Stop. Quindi posso tenerlo anche chiuso nella streaming, ma comunque bene. Dai, io vorrei andare qui sopra, ma dopo mi chiude questa, ve lo assicuro, mi chiude Microsoft, me lo chiude. E anche qui lagga. Che cazzo, il mio computer non riesce a reggere niente, se messi bene. Boh, proviamo ad aprire questo. Dovrebbe andare. Sì, lo so che ho scritto persone blog, non ho scritto giochi, però amen. Shadow of Chernobyl. Aiuto. Oh, merda. Ho cominciato una nuova campagna, per il semplice fatto che secondo me dovevo fare. Mettere così. Oh sì, ho cominciato una nuova campagna perché sono arrivato lì a un momento dove, cioè verso la fine, dove ho sbagliato tantissime cose. E quindi è meglio che ricomincio, che forse riesco a farmi amicizia con quelli militari, ma non penso, perché ho ammazzato mezzo. Sì, ok, ho ammazzato mezzo campeggio. Da tipo, hanno una specie di villa, non so come dirlo. Tipo, si sono stazionati lì in un punto dove incontro lì. È pieno di sti minchioni.
Io con la pistola tipo hardcore bitch hardcore bello, che bello, né? Tipo strabello, cazzo, vattene via stupido bicchiere. Me sono agricoltore, vivo in un trattore. Sono agricoltore. Oh, vabbè, vaffanculo, va, 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 va. E grazie. Vi immaginate a fare tutti i secondi, quest secondari in questo gioco? Lo finirete nel 2019? Sì, perché è un po' capito. Tipo, voi avete iniziato. Tipo, tu fai la quest principale che ti. E poi tipo da quella quest lì tu ne puoi prendere altri e dopo tipo andare da altri. Vabbè, avete capito. Il mio modo di andare. Andiamo su, se riesco ad andare. Ah sì, sono arrivato sul tetto e dopo mi hanno ucciso. Ti aspetto tutti gli altri. So che spingerla là. Se mai ci salviamo, ovviamente ci mancherebbe altro. Perché allora, in poche parole, ci sono varie GTTTT FGG e no, un modo per capire dove sono arrivato con la storia e per non confondermi. Allora, non ricordo come si spegne più la luce sulla L. Non ho più munizioni. Queste qua ci sono. Oh, proprio direi. Mi faccio prima ad avere la pistolina. Qui so che non si può andare sopra. Che bello, c'è un'altra discesa senza l'ascensore, fate conto. E qui, su questo piano, c'è ciò che devo prendere. Sì, tu come un coglione guardi su. Niente, anch'io tipo se sento dei passi guarderei su. Non hai lati che ti può uscire. Dammi le tue robe, mi servono perché non ho munizioni e non c'è niente. Beh, andiamo a prendere subito ciò che ci serve. E qui cosa c'è? Niente. Ok, c'è un tasto sicuro che mi sa, dovrebbe salvare automaticamente, ma io una volta ho fatto così. Sono arrivato tipo molto lontano nella storia, cioè, e non ho salvato niente proprio. Sono morto poche volte. E in poche parole vedete che come se non fosse strano, io volevo salvarlo. Schiaccio e mi si carica tipo il più vecchio aggiornamento, tipo l'ultima salvataggio che ho fatto. Quel momento ve lo becco. Ok, lì mi stanno già aspettando per con l'elicottero.
Poi io non li ho ammazzati tutti, tipo ho preso e ho cominciato a correre e sono arrivato qua. Forse era meglio che li ammazzavo uno. E poi avete visto quante cazzo di volte gli ho sparato in testa? 20.000, non so io. 20.000 volte in testa e non si fa niente. Ma che cacchio. Si può saltare giù dalla finestra. Pacifico, non ho armi. Magari. Allora. Fammi fare così. Sono pieno di medusa. Cacchio mi serve. Vabbè, siamo all'inizio, quindi a me i soldi servono. Già che ci sono. Ci sono qua. No, io sento pure. Allora hanno solo un'entrata e non uscita. Ciao. Lo colpisco. Vai Andy. Fuori. Tu anche. Ora li dovrei uccidere tutti. Cioè sono entrato così senza uccidere nessuno, che non avevo voglia. Ora devo uscire e devo uccidere tutti. Sparando al braccio è morto. Certo. Aspetta. No, sono abituato tipo sui siti di Minecraft che schiacciavi la C e tipo c'era l'Optifine. E qui invece non c'è. Stop, stop, stop. I barili. Merda. È 9 persone. Certo. Non voglio che mi uccidano, non mi sono nemmeno salvato. Così. Sono riuscito proprio sotto. E poi. Io con una pistolazza, quanto vuoi. Bello col silenziatore. Un cuore, no? Sono pieno di robe. Sì. Ah, la testa, cazzo. Sono pieno di robe e faccio fatica a uscire. Cioè, sono troppo in sovrappeso e sapete come si fa fatica a correre. No, tecnicamente sono pieno di roba. Cioè, guardate. Perché non me li porto con me? Schifo. No, non mi alleggeriscono nemmeno. È bello.
ti posso buttare anche lì. Qui, ecco, sta già cominciando a salire la radiazione. E che cos'è che... sono questi stupidi artefatti. Via, quindi. Io non farei così. Buttarli giù. Buttarli giù. Buttati giù. Buttati giù. E anche tu. Buttati giù. Via. Fatti hard. Fatti hard. Fatti hard. Morite di radiazioni. Poi. Sì, facciamo un mini trip. Questo qui a me non mi serve, no? Perché non ho il fucile a pompa. Questo sì, più o meno è meglio di questo qui. Questo molto. Questo qui è già mandato a fanbrodo. Quindi buttammo giù. Ok. Poi ci mangiamo questi, che pesano. Questo qui pesa 30. cioè non tanto però. Wow, strano. Vabbè. Buttiamo qui tutto giù. E... vabbè, dovrei riuscire a correre. Sì, abbiamo buttato tutto giù e ci ritorneremo un'altra volta. Sì, guarda, riesco a correre. Sì. Ma non si sa mai, quindi metto qui. Così basta che schiaccio una roba e così sarò già al sicuro. Beh, quasi. Beh, avrei anche la cappa. Cosa per due colpi? Io sono stato lì a buttare via tutto per dopo nemmeno farmi uscire 2 secondi. Porca trota. Ora devo ributtare tutto giù. Allora. Questo anche tu butta giù, questo ce lo mettiamo, tu butti giù, tipo come sembra strano, buttati giù, qui c'ho quasi mille munizioni per la pistola, quindi fate voi. Allora, salvare. Così non dovrei farlo ogni volta. Così non dovete star qui a subirvi. Il mio butta giù. Allora. Ok. Poi devo saltare giù da qua. Fuori. Sembra che ci sono le mani. No. Infatti non c'è niente da guardare. Un cuore. Affa cuore. Mi hanno fatto venire un infarto. Tipo mi avvicino tranquillamente. Il bello è che sento. Tipo che dico non c'è nessuno. Ok, allora vattene a fanbrodo, no? Ok, ho nessuno. 10 e 30. Semmai fino alle 11, dai, poi basta. Se riusciamo a uscire, bella domanda. Non ho nemmeno da granata. Niente, un cazzo. Ah ah.
Ah, l'ho buttato via. Ce la farò a colpire. Lui che va avanti e indietro, pure a pulire. Non ho buoni rapporti. Che cazzo è? Cioè, mi spaventato. Due li ho uccisi, mi sa. Ecco, te pare. Così vedrò se arriverà qualcuno. Manca sempre questa salvare. È la mia chance. O no? Affanculo, la bala. Vai, entra, entra, dai. Che? Sul ditino, vai. Stalker. Sul ditino ancora. Oh, vaffanculo, vaffanculo. Quant'è che ce ne c'è? Li avete visti? Un, quattro. Poi, scusa, perché non ci posso farci a me? Perché loro di suo sono aggressivi, cioè son contro tutti. Già. E verso la fine, io dovrei semmai farci amicizia, perché verso la fine che loro con tipo un casino di roba vanno. Che io non riesco ad andare avanti per colpa di. Morto, morto, di che sei morto. Ok, poi tu faccio un bel. Oh, cazzo, bitch. Oh, porca la trota, in cala, ecco, bitch. Mi hanno ucciso da lì. Riuscirà se mi hanno. Riuscirà o non riuscirà, non si sa. Mi è venuta fame. Beh, anche ora. Cioè, no, aspetta, che ora? Ops. Stop. Vai. Aspetta, dai, voglio farti esplodere. No, non ti sei esploso, ma era stato io. Tu chi c'è lì? Mister Bombay, Mister Bombay, Mister Bombay. Culo. Cosa? Contro le regole, contro le regole, contro le regole.
non c'è la god mod qui in questo file. No, perché l'ho schiacciato qui, perché non c'è la god mod. Così uscivo senza problemi. Avrei finito anche il gioco senza problemi. Tipo camminavo. E fu così l'ora della mia morte. Fanculo. Vabbè, ok, ultima possibilità, se no basta, dopo spengo tutto. No, scherza. Manca ancora un po'. Allora. Oh merda, ci sono pure qui. Merda, merda, rosa, 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 rosa. Ok, ora sapremo che noi non ritorneremo mai, poi mai. Il semplice fatto che ho buttato metà dei miei loot che li potevo rivendere, però vabbè. Ok. Lì ci sono le anomalie. Quindi può andare anche tutto a puttane. Qui dentro, perché sono tutti morti? Bisogna indagare. Andiamo a indagare. Ah, ma mi sa che dove c'hanno. Sì, ho capito. E dove sono arrivati. Sì. Siamo andati a liberarlo prima, sto posto qua. Sette persone. Da dove? Sarà sperando che siano i morti, ma non penso. Oh, fermi un attimo. Non abbiamo salvato. Già, salva. Fu così che sono morto. Metti la bibita energetica. Te ne affanculo. Ok, questi sono ancora più belli che erano. Ok, quindi io devo andare sul dritto. Perché là non si ritorna più. Oh, è pieno di artefatti. Tipo ce n'è uno lì.